Pronto? 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 Ci siamo, ci siete? Non so se è così bello questo sketch. Potremmo fare un sondaggio tra i nostri follower. Se volete che Sonny la smetta di iniziare ogni diretta con Pronto? pronto, Buongiorno. noi Sì. lo, insomma, scrivetecelo, io lo obbligherò a non A farlo. smettere. Allora, 13:32 di questo mercoledì 25 marzo, puntata 11. Inizia a essere un po' faticoso, Inizia a essere diciamo. faticoso e, come dire, i nostri animali si sono, scusate, abituati ad averci in casa, hanno preso confidenza con la nostra postazione per lo smart working e ormai navigano, Eccolo. senza possibilità di essere bloccati o stoppati sulla scrivania tra le tastiere. Quindi ormai lo sapete, noi smettiamo di... No, non mi fare ridere che iniziamo malissimo. Perché iniziamo a essere un po' provati e queste scene, questi siparietti comici con i gatti non so se aiutano. Allora, Allora, cosa andremo a fare oggi? cosa andremo a fare oggi? Allora, partiamo dalla Sì. libreria del giorno. Sì. Non ridere. Oggi per la libreria del giorno andiamo in quel di Venezia per fare una chiacchierata con la Marco Polo. Marco Polo, libreria veramente fondamentale per il territorio di Venezia, conosciutissima, amatissima, veramente attiva. Una di quelle librerie, come tutte quelle che abbiamo selezionato, che ci rendono veramente orgogliosi quando ci ospitano tra i loro scaffali. Poi, dopo la libreria Marco Polo, andremo a fare invece una chiacchierata con Giacomo di AFA. Yes. Autoproduzioni fichissime Fichissime underground, underground. festival dal basso di autoproduzioni Yes. fumetto grafica di Milano. Yes. Ovviamente, inutile dirlo, sembra, mi sembra di ripetermi dirlo. Casualmente, anche questo festival per ora è Rimandato. rimandato. Però ci faceva piacere appunto fare una chiacchierata per farvelo conoscere un po' di più, Yes. esattamente come abbiamo fatto ormai un bel po' di giorni fa con il festival Ratatà di Macerata. Allora, primissima cosa che voglio ricordare è a come funziona l'iniziativa adotta una libreria. Allora, come funziona questa iniziativa che appunto abbiamo lanciato da qualche giorno? Funziona così. Ogni giorno noi adottiamo una libreria diversa. Oggi appunto adotteremo la libreria Marco Polo. Cosa Cosa vuol vuol dire? dire? Vuol dire che tutti gli acquisti fatti sul nostro sito oggi andranno a sostenere appunto la libreria Marco Polo, vuol dire che la normale percentuale destinata alla vendita del libro sarà garantita appunto sugli ordini dal nostro sito. Quindi sarà come se li vendesse appunto la libreria adottata. Insomma, per essere proprio concreti, concreti, quando voi normalmente andate in una libreria e comprate un libro, la libreria guadagna da quella vendita una percentuale. Ora, in questi giorni la libreria è chiusa, tantissime in realtà sono le librerie che stanno facendo iniziative di vendita online sul territorio, per cui comunque avete un'ampissima scelta. Però, se voi comprate dal nostro sito, oggi la percentuale di ogni singola vendita sarà appunto data alla Marco Polo come quando voi la comprate fisicamente da loro. Esatto. Altro avviso importante è noi inizialmente avevamo pensato appunto a un numero di librerie per arrivare al 26, che era diciamo la prima scadenza del decreto, quando l'abbiamo Sì. pensata. I decreti ormai si susseguono così tanto che io mi ho perso numero conti. Comunque ora è chiaro che sino al 3 aprile la situazione resterà questa e di conseguenza abbiamo deciso di aggiungere e prolungare l'iniziativa. È work in progress, quindi abbiate pazienza, ma comunque presto Tra oggi e domani. riusciremo a fornirvi un elenco. Quindi comunque preparatevi perché si va avanti sempre con librerie e fumetterie indipendenti sparse un po' in tutta Italia. Facciamo del nostro meglio. Devo dire la verità, è Sì. anche un po' complicato in questo periodo sentirci. Perché ovviamente noi abbiamo tutti fissi delle librerie, ma molti librai non sono in libreria, quindi, come dire, ci stiamo rincorrendo a vicenda. Volevo anche ricordare l'iniziativa di Canicola Edizioni, anche loro hanno ripreso
l'iniziativa che abbiamo lanciato. Quindi se andate sul loro Facebook, penso anche sull'Instagram, anche loro hanno fatto una lista di librerie che adotteranno da qua fino a più o meno appunto il 3 aprile. Funzionerà come funziona la nostra, insomma. Quindi se volete, io vi consiglio dei libri di Canicola, fate un salto sulla loro pagina e scegliete anche voi la libreria da adottare. Vi ricordo che potete commentare la diretta, Sabine, con domande a noi o ai nostri ospiti, okay? Quindi cerchiamo di interagire in questa nostra chiacchierata. Quindi abbiamo al telefono Sabina di Marco Polo. Ciao, ci senti? Ci sono e vi sento. Ciao a tutti. Ciao. Allora, ciao. Noi abbiamo fatto una piccolissima introduzione su di voi, ma è veramente difficile spiegare in due parole che cos'è la Marco Polo, perché siete una realtà veramente che fa tantissime cose, gigantesca, importantissima per il territorio. Spiegaci tu a noi, a chi ci ascolta, che cos'è Marco Polo. Allora, vi spiego che cos'è Marco Polo, o insomma che cosa è stata fino ad ora, visto che sì, ci si prospettano un po' di, chiamiamole così, sfide da qui in avanti. Allora, Libreria Marco Polo in realtà sono due librerie, una in Campo Santa Margherita per chi conosce a Venezia e l'altra alla Giudecca, che è un'isola diciamo davanti a Venezia, tutta un'altra realtà molto più popolare, via dicendo. Si trovano in ogni caso in due centri piuttosto nevralgici della città, una in mezzo alla zona universitaria e una zona molto residenziale, quella di Campo Santa Margherita. Quindi devo dire che è molto bello, perché tutte le età, dai bambini ai meno bambini, diciamo, attraversano la libreria. Quello che abbiamo fatto, diciamo, fino ad ora, a parte rendere la libreria uno spazio il più aperto possibile, nel vero senso della parola, insomma, visto che ha molte porte, per cui quando è possibile si apre e diventa una parte del campo, che sono le piazze Santa Margherita. Abbiamo sempre fatto molti incontri, dalle presentazioni a incontri, magari un attimino di riflessioni su alcune questioni, come il nostro festival che abbiamo fatto l'anno scorso sulla letteratura femminista. E poi che altro? La libreria, dunque, poco prima della pausa è venuta una nostra, diciamo, cliente, una nostra lettrice, che mi ha detto una cosa che mi ha fatto molto pensare e mi ha fatto molto piacere, e mi ha detto: però è bello vedere in questi anni vi siete liberati. Ecco, a un certo punto io le ho chiesto: ma che cosa intendi con liberati? E lei ha detto: avete trovato un po' una vostra strada, no? Una vostra voce. Ora, la nostra voce, diciamo, inizialmente è stata quella, e tuttora, di dare appunto voce a delle case editrici indipendenti, perché, come dire, stanno al mondo un pochino come ci stiamo noi, ecco, e quindi possiamo condividere il loro progetto editoriale. In libreria c'è un po' non di tutto, ma insomma trovate letteratura per bambini, per adultini, come dico io, per grandi, ci sono i fumetti, ci sono gli illustrati e ci sono i saggi. Ecco, più o meno così, mettiamola così. Allora, io quello che ho sempre pensato in questi anni seguendovi, sì, è che è incredibile il modo in cui voi siete legati al territorio, no? Cioè, tante, sì, volte si dice, in questi giorni lo sto dicendo veramente spessissimo, presidio culturale del territorio, sul territorio, sì, che spesso in questi anni, quando lo si diceva, sembrava una frase fatta, mentre invece se uno va a vedere, a curiosare le vostre iniziative, quello che ospitate in libreria, sì, i vostri social, ci si rende conto che è un qualcosa di molto concreto, fatto da tantissimi piccoli gesti quotidiani. Sì, sicuramente. Venezia, poi, come potete cioè come tutti sanno, è una realtà molto particolare, no? Totalmente come dire, assaltata non mi piace, ma insomma è stata piuttosto investita da varie questioni. Tutto quello che poi inizia a Venezia poi si sposta dall'altra parte, no? Vabbè, come il turismo, lo sapete, le navi da crociera, il fatto che non ci sono abitanti, tante questioni, insomma. E chiaramente, non lo so, ma insomma, per varie idee, varie, diciamo, modi di occupare lo spazio,
un pochino attorno alla libreria poi si è raccolto un certo mondo pensante, una certa parte della città pensante e che insomma cerca in qualche modo di rendere Venezia una città o fare in modo che Venezia rimanga una città, mettiamola così. Ecco, poi in questo momento, diciamo, questa pandemia ci ha fatto rendere conto di quanti pochi siamo a Venezia se togliamo tutto il resto, no? Siamo veramente pochi e questa cosa spero ci faccia un pochino pensare e aprire gli occhi. Sì, Ecco, quindi. immagino che deve essere spiazzante vedere la città così. Allora, è da una parte spiazzante perché tipo di sera mi sembra, io ridendo i primi giorni, ho detto sembra un villaggio di montagna del Friuli, no? Mettiamola così, ecco, dove proprio ci sono quattro persone. Dall'altra, beh, c'è la città, questa roba è questa cosa a me, nel senso, c'è lei adesso. Noi siamo veramente degli accessori, siamo così pochi che siamo accessori, ecco. Sì, da una parte lo è. Ecco. È una bella riflessione che rigiriamo, insomma, a chi ci segue, no? Insomma, sono Sì. tante le città che in questi ultimi anni stanno venendo investite sempre di più dal turismo e credo che possa essere una riflessione interessante. Beh, sicuramente, sicuramente perché in questo momento vediamo totalmente una città che non ha. Per il momento, a parte che siamo fermi tutti, ma ha pochissime risorse, no? Perché gli è stata tolta quella che è stata fatta diventare la risorsa, in poche parole. Quindi sì, un po' di riflessione la possiamo fare benissimo, certo. Tra l'altro, una delle cose di Marco Polo che io abbastanza amo è il modo in cui voi gestite i social e Instagram e quindi anche tutti i consigli, le cose che mostrate, i libri che fate vedere, cioè si rende conto che dal punto di vista vostro c'è un'attenzione veramente altissima a, come dire, consigliare e far conoscere titoli a chi vi segue. Sì, come diciamo sempre, la libreria è fatta da delle stanze fisiche e da delle stanze non fisiche, insomma, più virtuali, che sono le nostre, diciamo, finestre social, in particolare forse Instagram, che cioè, usiamo tutto, ma insomma lì forse c'è più movimento. E sì, assolutamente, sempre consigli, perché, e speriamo sia così, insomma, quello che facciamo. Oltre a, come dire, impegnarci molto, ci diverte anche molto e speriamo continui a divertirci nei nuovi modi che ci si prospettano. E assolutamente sì, questa cosa non nel senso, quando lo facciamo non c'è nemmeno come dire, no, il voler, oddio, devo trasmettere che mi diverto, perché mi sto divertendo in quel momento e quindi mi fa piacere che una parte del mio divertimento, una parte del piacere possa essere comunicato, in questo caso il piacere della lettura, insomma, ecco, per cui sì, siamo in tre e cerchiamo di leggere molto e di consigliare molto. Ecco. Ora ti facciamo una domanda a tradimento. Allora, oggi, perché Sì. capita oggi questa intervista? capita oggi e quindi tocca a te, dovrebbe entrare in vigore la nuova legge sul libro. Ah, è vero, è verissimo, oggi sì, oggi è il 25 marzo, Yes. esatto. Allora, so che fa strano perché insomma siamo tutti sospesi dentro il coronavirus e ci si Sì. dimentica che il mondo continua a girare, no? Insomma, ieri Esatto. abbiamo fatto una chiacchierata per parlare di migranti e tra le varie cose che succedono nel mondo mentre c'è il Sì. coronavirus c'è anche appunto finalmente l'entrata in vigore di questa legge fortemente voluta. Certo. Tu cosa ne pensi? Insomma, un po' per. Allora, beh, io nel senso assolutamente fortemente voluta e per quanto ci riguarda ben accolta. Se non altro, se vogliamo metterla, a parte tutte le questioni, no, che poi la legge porta con sé, ma se vogliamo metterla, voglio dire, sulla questione della scontistica, che è quella più, no, che fa più discutere. Innanzitutto, per esempio, una cosa che vorrei dire è che,
Per i lettori della Marco Polo non cambia molto perché noi non facciamo mai sconti, mai, non ne abbiamo mai fatti, i libri vengono venduti a prezzo pieno per il rispetto di tutta la filiera e via dicendo, di tutti i costi che ci sono, anche perché se facessimo sconti probabilmente la libreria non sarebbe arrivata fin qui. Quindi ben venga, nel senso si può in questo senso giocare ad armi pari con tante piattaforme che fino ad ora, insomma, forse hanno un pochino abusato dello sconto. Questo in brevissimo è la mia opinione. Ecco, tutto qua. Altra domanda a tradimento, Sì? visto che anche noi come editori se ne è chiacchierato tanto ovviamente di questa Esatto, legge, infatti. e la domanda è, la vedi come un punto di arrivo o un primo passo? Beh, potrebbe essere un primo passo per ragionare poi un pochino anche, secondo me è un primo passo, nel senso anche gli editori, cioè anche voi vi tocca, devo dire, fare i vostri ragionamenti e via dicendo, no? Capire come, non lo so, agire sul prezzo di copertina, se non essendoci meno sconto, essendo la scontistica più bassa, riuscite a fare un prezzo leggermente più agevole, ma io questo non lo so, nel senso che sarebbe bello discutere tutti insieme e capire come fare, no? In modo che questo invece sia l'inizio verso tante cose, che poi adesso sarà l'inizio di qualcosa, visto che non sappiamo cosa ci aspetta. Ecco. Sì, tra l'altro in questi giorni chiacchierando con altre librerie, io facevo l'esempio di altri paesi Sì. europei in cui durante Sì. questo periodo di epidemia, in realtà tra i negozi di primissima necessità che sono rimasti aperti, ci Sì. sono anche le librerie. Sì. Questo vuol dire che in altri paesi la cultura viene Sì. considerata di prima necessità come il pane, come il latte, no? E che credo che, insomma, quello che noi ci si è detti appunto è che questa legge deve essere un primo strumento, ma deve essere appunto un inizio, no? Per andare Certo. avanti, perché Sì. sono troppe forse le criticità di questo settore Certo. che restano fuori, no? Mentre invece bisogna proprio cambiare l'immaginario forse delle Sì. persone. Esatto, questo assolutamente, sì, da una parte va proprio, sì, un pochino cambiato l'immaginario, ma proprio su tanti livelli, no? Dal fatto che il libro debba essere scontato al fatto, come dici tu, che forse si può fare qualcosa perché anche in periodi difficili come questi si possa in qualche modo garantire l'accesso ai libri, insomma. Per esempio, per noi tre librai è stato veramente un dilemma. Poi ci stiamo organizzando, ripartiremo anche noi assolutamente, però è veramente una riflessione molto, molto dura, molto a volte, cioè anche, non lo so, proprio da patema, insomma, in questi giorni, capire, no, da che parte andare e cosa fare. Certo, a un certo punto chiaro che il fattore economico si fa sentire, ma anche quello per cui uno non si sente chiamato ad agire prima o poi si fa sentire, e infatti si sta facendo sentire, e ripeto, anche noi ci stiamo organizzando per ripartire. Ecco, Chiaro. tutto qua. Allora, noi ti ringraziamo Sì, tantissimo di questa chiacchierata. grazie a voi ragazzi, è stato veramente, come dire, avete avuto un'idea che ha fatto riflettere, appunto, anche questa, la vostra idea fa riflettere su tante cose, sulla questione della filiera, sul fatto che vengono dati contenuti random a caso ormai, e forse non è il caso di farlo, o anche sì, ma insomma, quindi grazie a voi soprattutto. E per Ecco. salutarci ti chiediamo qualcosa da leggere per Sì? questo periodo. Allora, qualcosa da leggere per questo periodo, vi dirò quello che sto leggendo io, e che mi sta molto piacendo, ed è il libro di Ocean Wong, della nave di Teseo, brevemente, che in questo momento devo vedere scusate come si intitola perché sto facendo un'altra cosa. Allora, adesso eccomi qua. Brevemente risplendiamo sulla Terra e devo dire mi sta piacendo molto e invita anche delle riflessioni per questo
Periodo, ecco qua. Bene. Ok, allora noi ti ringraziamo tantissimo per il consiglio, ti mandiamo un abbraccione sperando di poterci A voi. abbracciare presto Certo, fisicamente. va bene. E ricordiamo appunto Libreria Marco Polo di Venezia, libreria adottata Grazie. oggi, sostenetela, cercatela, scopritela. Grazie, grazie. In ogni caso, grazie a tutti, anche per questo momento. Grazie. Ciao, 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 ciao. ciao ragazzi, grazie di nuovo. Allora, ringraziamo appunto ancora Sabina che è stata con noi, Libreria Marco Polo di Venezia. Oga, Yes. oga, passata la libreria del giorno, andiamo invece ad approfondire un qualcosa del nostro fantastico paese ed è il Festival AFA di Milano. Ci spostiamo prevalentemente sul fumetto. Esatto, e quindi si va a parlare di questo festival il cui vero nome è Autoproduzioni Fichissime Underground. Colà. Con la A, underground scritto con la A, quindi se non sapete, se lo volete cercare, cercatevelo subito e scoprite che cos'è. Allora, prima di tutto ci va la cuffietta, Le cuffie, perché sennò prepariamoci, non ci sentiamo incuffiamo. niente. Ah, vi ricordo, io vi invito a commentare, a chiedere qualsiasi cosa, Anche a mandarci a perdonami. quel paese, c'è problema. Tanto Allora, non ci possiamo andare. allora, adesso andremo appunto a chiamare Giacomo con Skype di AFA, vediamo se intanto ci risponde. Suona. Eccolo qua. Eccolo! Allora, un secondo, trick track. Abbassa solo un pochino il volume della diretta, se no ritorna. Senti? Sì. Sì? Se no ci sentiamo con l'eco e diventiamo ancora più stupidi di quello che già siamo. Allora, va Sì. Così va bene? bene, sì? Sentiamo ancora un po', però ci può stare. Ci può stare. Se no, metti in pausa un attimo la diretta. Aspetta, aspetta, Oddio. che io sento tutto in ritardo, abbi Sì, pazienza. sì. Aspetta. Aspetta. Dimmi così se mi senti. Sì, noi ti Noi sentiamo ti perfettamente. sentiamo. Oh, perfetto. Se così va bene, io non vedo più niente, però dovrebbe funzionare Ok, tutto. Ok. andata. Allora, Allora, intanto aspetta. arrivano saluti da un sacco di posti del mondo, Pablo ovvero. Ignacio, scusa la pronuncia, Ci scusiamo. Inzunza, hola fuerza y saludos desde Sud America, Cile. Incredibilmente. E inoltre chiedono, fanno domande sulla tua identità segreta perché Juan Scassa chiede ma Rassabella è il cognome vero? Beh, chiaramente, Ovvio. ovvio. C'è chi può, c'è chi no. Allora, andiamo a chiacchierare subito di che cos'è l'AFA. E beh, l'AFA è tipo quel clima in cui non si respira solitamente. Noi a Milano, nel 2016 ci siamo trovati con un po' di ragazzi che non si respirava, non c'era aria per fare cose, non c'erano spazi dove trovarsi, e abbiamo deciso di creare un festival che riunisse diverse realtà, non solo milanesi, di tutto il paese. E appunto l'idea di AFA, dell'area che mancava, dello spazio che mancava, ci sembrava il nome perfetto per queste autoproduzioni fichissime underground, fichissime, che riporta tutto uno slang milanese tipico degli anni 80, di quando c'erano i soldi e si stava meglio rispetto al 2016. Allora, quindi avete fatto diverse edizioni. Una delle particolarità è anche oltre all'organizzazione del festival, che voi per il festival fate anche un'autoproduzione, cioè Sì, producete. Adesso Sonny farà da velina, io qua ho prego, l'ultima che prego. appunto, secondo me è un progetto incredibile. Avete stampato un vinile, un Sì. disco, con dentro anche un volume cartaceo. C'è anche il disco, nel senso, non è soltanto la Intanto forma. Di raccontaci di questo. queste follie. Beh, innanzitutto era proprio l'idea di trovarsi per fare delle cose.
Cioè, l'idea di fare un festival, di fare una festa, di dare spazio a realtà che spesso non venivano prodotte o non trovano spazi per essere prodotte, poi portava a trovare delle persone con cui ti veniva voglia di fare delle cose. Quindi ogni anno abbiamo creato diversi artefatti, ecco, non lo so, le famose autoproduzioni, perché appunto autoprodurre è la cosa che ci ha fatto incontrare. E vabbè, il disco è stato proprio l'ultima cosa. Tra l'altro, ringrazio i ragazzi di legno che hanno reso possibile questa cosa. È stato tipo 4 mesi di delirio. Abbiamo scoperto che ci stanno tipo 25 minuti sulla base di un disco e non lo sapevo, non ho mai avuto un vinile, quindi ho dovuto scoprire delle cose in quel momento. Nascono le cose con le persone. Cioè, man mano che trovi le persone, questo il disco l'abbiamo fatto dopo 4 edizioni. Abbiamo scoperto quanta gente suonava, quanta gente disegna e quanta gente suonava. E quindi abbiamo fatto fare delle canzoni a dei fumettisti. Sono tutti fumettisti in quel disco. Alcuni sono famosi, altri sono sconosciuti. C'è chi ha girato degli audio addirittura dal cellulare, tipo dei vocali di 20 secondi, come chiesto per 4, 5, 6 settimane in una sala di registrazione a creare dei pezzi veri e propri. E il disco seguente è proprio l'ultima cosa che abbiamo fatto. La cosa più bella che abbiamo fatto è stata quando abbiamo recuperato tipo del materiale della Nord Corea, dei fumetti, dei libri di questo autore nordcoreano. E insomma, noi ogni anno ci troviamo e autoproduciamo delle cose che appunto poi vengono presentate nel festival e in tutti i festival di questa famosa rete dei festival che c'è dal nord a sud Italia, appunto voi la fatta avete sentito l'ultima volta. Dai, proviamo a interrogarti. Dicene un po'. Dicene un po'. Allora, aspetta, perché noi siamo, tra l'altro siamo tra gli ultimi, noi siamo avevamo dovuto fare la quinta edizione. Prima di noi, vabbè, esiste il crack di Roma, che c'è da più di 15 anni, poi vabbè c'è la Tatà, c'è il Board di Lucca, che è in contemporanea al Luca. festival quello di Lucca Grosso, c'è l'UE di Napoli. C'è il Caco Fest di Bari, che tra l'altro ha proposto recentemente di fare tutta una cosa a maggio, tutto un festival online. Ci vediamo tutti quanti in streaming e facciamo tutti i festival assieme. Vediamo se si fanno, la vedo difficile. C'è il Trauma Fest di Rimini, recente, che dovrebbe nascere adesso. A Milano ci sono il Bricola, che è dello Spazio Wow, che è il Museo del Fumetto. C'è il Gomma, che è un festival, stiamo al piccolo e gioioso festival di illustrazione. C'è il Filler, che è tutto sulla scena skatepunk. C'è lo Zap di Pescara anche adesso, sì, mi viene in mente. E Bravo, direi che hai fatto un perché, buon per chi non lo elenco. sapesse, che magari appunto dei nostri follower non segue, diciamo, il mondo del fumetto, la particolarità dell'autoproduzione, appunto, nel mondo del fumetto è che è assolutamente e incredibilmente viva, vivace, Ricchissima. ricchissima e non ha, secondo me, eguali in nessun altro tipo di produzione, tra virgolette, culturale di questo paese. Insomma, non c'è una stessa vivacità nell'ambito magari solo musicale o nell'ambito Letterario. letterario. Sì, credo che si possa paragonare alla scena musicale, ma di altri anni, Sì. no? Cioè, di quando il mondo non andava ancora su internet, per cui si producevano un sacco di dischi, un sacco di musicassette, e per ovvi motivi si viveva di tour, di distro e robe di questo tipo. Mentre invece adesso la vivacità della scena delle autoproduzioni a fumetto, legate, non solo fumetto, no? Ma grafica, poster, serigrafia, non c'è in nessun altro ambito, che è una cosa che veramente stupisce. Insomma, noi bazzicandoli un po' questi festival, devo dire che re resto sempre stupita da quante realtà ci sono. Cioè, c'è qualcuno poi di bravo che si sbatte e fa più festival, però tanti partecipano magari a un festival solo, quindi, come dire, si moltiplicano queste realtà. Manco fosse, non lo so. Tipo nel vostro festival quante più o meno autoproduzioni ospitate e più o meno se vengono da tutta Italia? L'ultimo anno il festival si è spostato a Macao, a Milano. Prima era Leoncavallo, poi siamo finiti a Macao. Siamo riusciti a ospitare sulle 130 realtà. 130 realtà che sono tipo oltre 350 persone da tutta Italia. Appunto, come dicevate voi, c'è gente che si fa proprio il tour, tipo i Blues Brothers, proprio fa la banda e si fa da nord a sud. C'è tutto l'aprile-maggio che è un inferno per un sacco di persone. Infatti la cosa bella di fare un festival è ospitare le persone. Proprio a casa mia c'erano 6 persone l'anno scorso. Sulle 130 realtà,
qualcosa anche da fuori, dalla Spagna, dall'Inghilterra, dalla Francia ogni tanto. Dalla Spagna vengono sempre Martin López Lam e Elia Stagno, che sono due illustratori, editori, super, super bravi. E Però insomma, diciamo, fondamentalmente è italiana quella situazione. un'altra domanda è ovviamente anche voi avete dato al fine la notizia di sospensione a data da destinarsi dell'edizione di quest'anno. E sì, con gli altri ragazzi con cui organizziamo il festival, che tra l'altro saluto, non so, magari li conoscete anche, Ivan Harriken, Jazz Manciola e Vash, sono giorni, mesi che proviamo a capire se farlo o non farlo, c'è già l'autoproduzione, l'idea in ballo, gli inviti erano già partiti, però abbiamo deciso proprio ieri di sospenderlo, di rinviarlo quantomeno, perché non sappiamo appunto come sarà, se lo faremo. Tutti hanno posticipato gli eventi, i vari incontri, i vari festival a fine giugno, a ottobre. Non sappiamo quando si farà, se si farà. Per adesso ci è sembrata la cosa più intelligente sospenderlo, anche perché secondo me qua la cosa va un po' per le lunghe. Detto questo, possiamo comunque vederci su internet, ma l'idea di fare il festival in streaming non dispiaceva, quindi. Ognuno fa vedere le sue cose, si compra tramite PayPal, comunque si potrebbe fare. Ma la cosa più complicata è proprio la cosa bella dei festival, è che tu ti mescoli, incontri le persone, ti mescoli, appunto fai il disco, fai un libro, fai un disegno, fai un fumetto, fai la cena, vai a dormire a casa sua, a casa tua, poi appunto io vado a Bologna, quello mi ospita, tu vai a Roma, poi ci veniamo a Palermo. È proprio il mix, proprio questa roba qua che è la vita di queste realtà. Fare a casa propria è divertente, si può fare, però appunto io non vedo l'ora che si torna a uscire, che si torni nei locali a incontrarsi, perché è proprio il succo vitale di questa realtà, delle persone. Proprio non... L'autoproduzione è una scusa, il trucco è vedersi e bere le birre assieme. Dunque, Sì. stavo facendo mente locale, si stavo dimenticando qualcosa. Io intanto volevo dire che ti ringraziamo per il nome di questa rubrica, The Coroners. Sì, adesso noi ammettiamo in realtà Abbiamo che copiato non siamo, spudoratamente. cioè in realtà noi non siamo persone poi così creative come possa sembrare. Qualcuno pensa, ah, ma questi lavorano nel mondo dei fumetti. No, cioè io sono una burocrata amministrativa, non sono una persona. E Intanto quindi. ti saluta Francesco Gualdi. Dai, Erasta, un salutone. Grazie, E saluti. quindi in realtà vagando, persi e confusi su Facebook a inizio epidemia, abbiamo incrociato appunto i tuoi post. Le tue cronache dal virus, che un po' come Ivan le fa sul manifesto disegnate, tu le fai scritte sulla tua pagina, cioè sul tuo account Facebook, dove fai questo parallelo tra Milano e la situazione che c'è con il mondo di Mad Max. Eh sì, è perché, grazie intanto, perché la storia dei Corners è proprio è chi lavora, cioè io fino a ieri lavoravo, cioè uscivo di casa per andare a lavorare, perché si parla spesso sui giornali delle fabbriche, la gente che va a lavorare in fabbrica, che c'è gente che lavora in fabbrica, c'è anche un botto di persone che lavora costantemente in questo periodo, cioè a Milano si parla di 300.000 persone che continuano a lavorare, quindi appunto io uscivo nella città vuota, deserta, con i vecchi che portavano fuori i cani, la gente che ti insultava dai balconi. Ti hanno insultato dal E mi sono balcone? detto questa cosa di essere nel post-atomico, che c'era lo smart working, che era una cosa futuristica, che esisteva o non esisteva. E l'idea di Coroner è proprio questa, cioè uno che va a lavorare e magari vorrebbe anche stare a casa, tipo c'è una pandemia mortale, quindi cioè, tu vai a lavorare lo stesso, non è proprio il massimo del lavoro. A te è capitato che ti hanno insultato dal balcone? Dei vecchi, sì. E anche dei giovani, a un Anche dei certo giovani. punto. Ma gli hai risposto o hai tirato dritto facendo finta di nulla? No, li ho invidiati, loro erano a casa loro, cioè insomma io passavo e dicevo fai bene, cioè salutavo, anche perché poi andavo a lavoro a piedi, perché poi la metropolitana comunque qua è sempre piena la metropolitana, un'altra cosa particolare, adesso da 2 giorni no, però appunto la cosa è che tu uscivi non cambiava niente, cioè c'erano tutti quanti che dicevano dovremmo stare a casa, dovremmo stare a casa, però erano tutti fuori, quindi la cosa era assurda, io andavo a lavorare per la mia strada, da 3 giorni invece è tutto vuoto, quindi proprio è veramente il concetto di post-atomico.
Cioè, proprio appena esplosa la bomba atomica non c'è nessuno per strada. Tra qualche giorno si ripopolerà probabilmente di mutanti la città. Per adesso è tranquilla la situazione. Tra l'altro, mi ha detto Matilde, dimmi se è giusto, avevi provato anche a fare smart working da casa, ma c'è stato un problema. Il virus, ma non quello, non il Covid, ha colpito. No, adesso funziona tutto. Però c'è la macchina per fare lo smart working, l'hanno fatto tutto quanto il lavoro, me la danno, dopo 7-8 ore che ci lavoravo su, il computer del lavoro doveva andarmi, avevo un virus, quindi non potevo fare lo smart working. Adesso ce l'ho, cioè va rilento, ma cioè, posso lavorare dalla cucina, come si vede qua. Ok, hanno trovato il vaccino Hanno per trovato il vaccino per il il computer. computer. Allora, È un buon sì? inizio, è speranza, è un segnale di speranza. Allora, io chiederei, Sì. visto che insomma in questi giorni stiamo chiedendo un po' a tutti dei consigli di cose da leggere, da sentire, da vedere per questo periodo. Invece vorrei cambiare il tipo di consiglio e chiederti 3-4 realtà da scoprire, che insomma in attesa di rincontrarsi fisicamente ai festival, chi ci segue possa scoprirle comunque anche tramite online, insomma, se hanno una pagina Facebook, un sito, qualche realtà appunto underground che produce, fa cose che uno non dovrebbe perdersi. Ah, interessante questa cosa. Messo in difficoltà. Ah, mi piace mettere in difficoltà i nostri No, beh, intervistati. di cose belle ce ne sono tantissime. Beh, io consiglio sempre, vabbè, ci sono i collettivi, secondo me i collettivi sono quelli più belli. Ci sono i ragazzi di Macerata, gli uomini che corrono, che fanno sempre cose molto carine, appunto c'è Tommy Gunn che conoscete. Ci sono i Donner Club, che sono bravissimi, cercatevi, il Donner Club, come il Donner, quello che fa il kebab. Che è un altro collettivo di geni. C'è la Vale Bertolini, la Bertolini di Bologna. Adesso la potete vedere che sta facendo le cronache di Paolo Fox in questi giorni sul suo Facebook. Sono bellissime. E Paolo Fox è la storia di questo Paolo Fox, appunto, di mestiere fa Paolo Fox, che non può fare Paolo Fox perché c'è l'epidemia, non può più fare l'oroscopo. Ed è proprio bellissima la sua saga. Cioè, è una cosa che tocca tutte le robe dell'animo umano. È stupendo. Vale Bertolini, Anche perché o l'oroscopo Perez Bertolini. non può dire: ah, al lavoro troverai una persona simpatica. Vabbè, Oh, basta rigirare le cose in modo diverso. Tipo, non so, tutto al in lavoro casa. stai attento, la linea avrà problemi, la riunione Skype gracchierà. No, cioè, vabbè, Andiamo a vedere, ridimensioni. vale cosa. Non faccio spoiler, dovete cercarvela. Percy Bartolini, Bartolini, cioè cercatevela, è bravissima, Nel mentre ti secondo arrivano me. complimenti dai Jacopo me. Starace dice che bell'uomo. Ricambio. Poi, qualche altra realtà, siamo a tre, siamo due collettivi e una persona. Ah! No, perché dopo, cioè, Sono ce ne tanti, sono un sacco, sono come diceva prima, tantissimi, 150 sono ospiti tantissimi. l'anno scorso. Non voglio fare un torto a nessuno, proprio sto facendo, pensando proprio agli ultimi che mi vengono in mente, a quelli che ho Io tra visto. l'altro devo dire, mentre tu ci pensi, che ero molto triste perché quest'anno l'AFA sarebbe stato in contemporanea con un altro festival molto più grosso e istituzionale, che era il Salone, se non Yes. sbaglio, c'era questa coincidenza, per cui me lo sarei perso, mentre l'anno scorso eravamo venuti e devo dire avevamo fatto veramente incetta tra poster, per avere un'autoproduzione, insomma veramente un sacco di roba. E arrivati alla fine, mannaggia, no, ancora, ci prendiamo ancora qualcosa, però era veramente difficile scegliere, Yes. essendoci così tanta roba che solo in festival del genere riesci a trovarla tutta insieme. E, insomma, invito chi ci segue, appunto, non conosce queste realtà, a muoversi, no? Insomma, a muovere un po' il culo dalla propria poltrona lungo l'anno, e gironzolare, no? Per questi festival. Insomma, ce ne sono un po' in tutta Italia, quindi tutti ne avranno uno vicino a casa, bene o male, o comunque Tra l'altro, a un'oretta di treno. che tu sappia, esiste un luogo in internet dove si possano vedere
tutti che racchiuda, diciamo, un po' tutti i festival e buona parte delle autoproduzioni in Italia per avere un luogo dove riuscire a reperirle tutte oppure no? Che io sappia no, cioè sono anni che ci si lavora, cioè un concetto di rete c'è, vero e proprio, però dove fisicamente trovare le cose o avere tutte le realtà sarebbe da creare, perché la questione è sempre quella degli spazi fisici. Certo. Cioè, noi a Milano ad esempio abbiamo avuto dei problemi, tranne uno spazio, poi abbiamo cercato un altro, gli spazi, noi lavoriamo sempre su spazi occupati, su spazi sociali, che non sai mai quanto possono durare, cioè le politiche sono sempre l'autoproduzione anche sull'autogestione di uno spazio, quindi non sai mai dove puoi trovare il festival, trovare le cose. È ovvio che un giorno sarebbe bellissimo avere tutte le produzioni, tutte le persone, tutte le idee in un posto. Anche su internet trovate tutto, ci sono dei siti a riguardo, però un contenitore di tutto non esiste, che meno io che poi magari qua pecco io di ignoranza, però appunto il sito del crack c'era, un suo sito, un connettore vero e proprio Ah, nel caso non ci c'è. fosse, noi appunto non lo conosciamo, qualcuno che ci sta guardando lo conoscesse, ce lo scriva nei commenti. Se invece qualcuno è smanettone, appunto, si ritrova adesso a Ad casa ad annoiarsi, annoiarsi. potrebbe crearlo. Sì, fate un bel portale, insomma, lanciamo un appello. Fate un bel portale dove raccogliete tutti i festival, in E le modo che uno possa autoproduzioni. dire: ah, ok, io vivo a Barbottole e voglio vedere cosa c'è vicino a casa mia, e voilà, in modo da, Così insomma, lanciamo quest'idea. lanciamo quest'idea. Eris Edizioni Guarda, può portale. adesso che sto vedendo, c'era questa pagina, c'era un gruppo su Facebook, adesso è un po' rilento, ma esiste, che si chiamava il Nuovo Frente Popolare para la Liberazione Grafica, che era una sorta di connettore di tutte queste cose, Vorrei che tu appunto. lo ridicessi. La mia pronuncia spagnola non è ottima, perdonatemi. È il Nuovo Frente Popolare para la Liberazione Grafica. Lì, bene o male, ci sono segnati fisicamente i festival nel mondo, in Europa, nel mondo, le realtà che ci sono. Si è provato a fare anche un calendario dei festival a un certo punto tramite questa pagina. Poi io l'ultimo periodo l'ho un po' persa perché appunto la cosa della pandemia mondiale mi ha un pochino distratto, però in generale, questo nuovo fronte popolare per la liberazione grafica su Facebook era una sorta di quello che voi state immaginando. Di per sé poi non esiste un vero sito, un vero archivio, anche perché è un mondo talmente vasto e in continua evoluzione che penso sia veramente impossibile archiviarlo. Esistono degli archivi, ad esempio, noi stessi per nascere abbiamo contattato il vecchio happening internazionale underground di Milano, che è il festival del 93-2003 che è stato a Milano. Loro stessi hanno un archivio minimo, hanno fatto 10 anni di festival di autoproduzione che ha poi dato il là tante varie realtà, ma il loro archivio è a casa di Marco Teatro, che è uno dei vecchi organizzatori. Niente è su internet, che è un dispiacere. Sì, e devo dire tra l'altro appunto che anche in giro per l'Italia ci sono un po' di archivi e distro, no? Che hanno una parte specifica di archivistica in cui magari tengono anche tantissime autoproduzioni e fanzine, Sì, però. io mi ricordo per esempio nostre esperienze personali anni e anni fa, di fondare la casa editrice, che collaboravamo con Radio Blackout, che è una radio indipendente qua di Torino. Ci trovavamo per fare la festa, adesso non mi ricordo più, di 13, 10, 15, 15 anni. 15 anni, e facemmo una mostra con molti Sì, con tutti i poster. poster storici di tutte le feste, concerti organizzati da Radio Blackout qua a Torino. E non fu in realtà facile trovarli, ma neanche così complesso, nel senso che poi alla fin fine, in realtà varie persone a casa loro hanno dei buoni archivi. La cosa complicata, appunto, no, che sono tutte cose che sono un po', appunto, perse giustamente, no? Ognuno ha tenuto, in base alla sua più o meno forte predilizione archivistica del materiale, però tante cose si perdono facilmente. Infatti io, Sì. sì,
Ah, dillo pure. Allora, intanto Elena Pagliani nei commenti ci dice che c'è un drive mondiale degli eventi sulle zin e ha messo il Il link link. qua appunto Grande Elena, grazie. Quindi intanto invitiamo tutti a curiosare. E poi, appunto, esistono comunque degli archivi fisici più o meno aggiornati, anche in base alla storia della realtà, dove tengono tantissime zine autoproduzioni, insomma, anche storiche, penso semplicemente anche solo alla Calusca a Milano, no? Insomma, all'archivio Primo Moroni, cioè, ci sono materiali. È chiaro che anche tanti archivi negli anni si trovavano magari in posti che sono poi stati sgomberati e si sono quindi spostati in tantissimi posti diversi. Ok, allora. Beh, sulle fanzine, se interessano proprio solo le fanzine, io cioè, mi collego a quello che dice anche Elena Pagliani, c'è la Fanzinoteca d'Italia a Forlì, che è la più grossa raccolta di fanzine del mondo, e a Milano c'è la piccola fanzinoteca itinerante della Pipette Noir, che adesso è alla biblioteca di Viale Zara. Sulle fanzine ci sono degli archivi, delle raccolte, appunto quella di Forlì è la più grossa. Sul materiale dei festival lì È molto più delirio. sì, bisogna dedicarsi solo a quello. Il tempo c'è adesso, quindi chi volesse appunto. Sì, se volete archiviare, scannerizzare un po' di roba, metterlo online, insomma, sentitevi liberi, eh. Un po' di roba ce l'ho a casa, se serve, do tutto, ai posteri per la scienza. Allora, nel mentre si è creata una diatriba sulla messaggistica di questa live tra voi che avete fatto apposta a metterlo durante il salone perché è una questione politica e chi si lamenta e piange perché solamente durante il salone fate i milanesi maledetti, noi non ci vogliamo entrare perché siamo molto più No, eleganti, noi non entriamo in queste diatribe siamo e super siamo partes. super partes, come dire. E Ma tanto sono stati tutti e due, quindi cioè, infatti, lo rifaremo quando quando il il salone salone. comunica le date. Ok, Questa è una vecchia teoria di Jazz Manciola che ha detto: quando siamo in Torino farà le sue date e noi ci inseriamo subito. Ma sarebbe da farlo proprio a Torino, secondo me, il prossimo AFA, cioè proprio ci spostiamo lì davanti al Salone di Torino. ci sta. Ci sta, se volete un appoggio vi aiutiamo. Anche perché c'è Marcello Baraghini che organizza, mi sa, un anti-festival del Salone di Sì, Torino fuori al l'anno Salone di Torino. Cioè. scorso non mi ricordo se poi l'aveva fatto prima, aveva intenzione di andare fuori all'ingresso de del salone con il carrello tipo della spesa con i suoi 1.000 lire. Però io devo ammettere che ho dei ricordi molto confusi. È passato meno di un anno. Mi sembra che siano passati 2 decenni, come dire. Fate finta di niente, sto invecchiando male. Allora, noi ti ringraziamo tantissimo per questa chiacchierata. Adesso rimandiamo appunto a pagine e siti dell'AFA. Insomma, andate a curiosare quello che non se non lo conoscete. Se lo E conoscete, soprattutto andate a scoprire attendete. tutte quelle realtà underground con la A, che magari si fatica a trovare appunto in librerie o fumetterie, ma che vivono tutte di una rete sotterranea che merita tantissimo, sia di festival, sia di autoproduzioni e fanzine e quant'altro. Quindi noi ti ringraziamo, ci risentiremo presto, aspettiamo l'occasione di abbracciarci fisicamente live e non tristemente digitalmente via E Facebook. continua a aggiornarci sui Coroners di Milano. Ok. Attendiamo, no? Io con noi consigliamo a chi ci segue, se vuole iniziare bene la giornata, le due cose da fare sono guardare le vignette di Hurricane Ivan sul manifesto. Se non riuscite a uscire di casa a comprarvi il manifesto perché avete il culo pesante, comunque le trovate anche sul suo Facebook. E poi gli aggiornamenti dal mondo dei The Coroners di Dove si possono Giacomo. trovare per non invadere il tuo spazio su Facebook? Privacy. abbiamo aperto un Instagram che si chiama Corona Cronache. Ok. È aggiornato a cazzo, cioè ogni tanto, quando non lavoro io è aggiornato, quindi. Va bene. Cercatevelo. Grazie mille, a Grazie. presto. Ciao. 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 Ebbene, Yes. beh, insomma, visto che sono le 14:20,
Io direi che sembra che almeno oggi Ulrich non stia venendo a suonare. Forse siamo fortunati. Cioè, forse finalmente l'ha capito che deve stare a casa, non deve uscire, non deve venire a suonare Non lo so, non lo da so, ho i noi. miei dubbi. Ah, ci rimangono gli ultimi 10 minuti. Grazie per tutti i commenti, soprattutto appunto quello di Elena, fondamentale. Andate appunto a cercare, a cliccare su quel link, a cercare delle bellissime Aspetta, bisognerebbe guardare autoproduzioni alla finestra mondiali. se... Aspetta, aspetta. Ah. Oh, anche oggi, basta, Ma basta! poi, Ubrick, sei tu? Sì. Ciao. Ma Sonny stava dicendo Basta. delle cose interessanti. Tu ci interrompi così. Stava parlando dei link che ci hanno mandato in chat. Ma è tutta colpa della differita. La diretta. Vabbè, Io non lo so. dai, dimmi sti libri. Disti libri. No, no, l'ho già detto, mentre tu stavi suonando, l'ho già detto. Ah, ok. Cosa Cosa vuoi? vuoi? Sapete cosa stavo pensando mentre venivo qua? Che dovevi tornare a casa? No, che mi sarebbe piaciuto essere a Milano, poter prendere la metro, assieme la metro bella piena, assieme a tante persone, e venire da voi così, come fanno i milanesi. Ma a te invece nessuno ti ha urlato dal balcone? Tornatene a casa. C'è un signore che lo dice adesso. Ah, ecco. A parte l'audio Aiuto, sta insopportabile. esplodendo, cioè, mi esplode il citofono. Ma Guarda, finalmente mi hanno urlato anche a me. attento che chiamano i gendarmi. Attento, sei soddisfatto? Cosa? Sì, ho finalmente ho ottenuto un buon punteggio anch'io. Ok. Un po' come la vignetta che dicevamo prima di Ivan di oggi sul manifesto. Se andate sulla sua pagina Facebook la trovate, È però è incredibile. bellissima. Per sintetizzare, c'è questo Mino che guarda la televisione e dice: Ah, adesso arrivano i militari. E dice: Ah, ci mancavano solo sti cazzo di militari. Ora vado in cucina. Tac! Compare il militare e dice: Fermo! Dove sta andando lei? Sto andando in cucina, nella mia cucina, a Mangiare i mangiare i biscotti. biscotti. No, multa! Ma come? Poi si gira, se ne va, dove va? Affanculo! Ah, si ricordi che Ci c'è sono lì. restrizioni anche lì. Allora, ovviamente raccontata non fa mai ridere come vederla, Certo. l'abbiamo forse Eh no, rovinata, ci scusiamo con voi. devo No, ancora vederla, no, non effettivamente. Te l'abbiamo so, spoilerata. non so, Sonny, cosa ti sia venuto in mente di raccontare una vignetta disegnata, Ah, bellissimo. perché non è mai bella come Bellissimo. vederla, quindi andatevela a cercare. Sì. Intanto, quindi anche tu, Ubrica, adesso torna a casa e vattela a Oppure cercare. passa dall'edicola, visto che sei qua Già che sei sotto. uscito, sostieni anche l'edicolante di È vero, zona, no? adesso vado, adesso andrò. Invece, hai un aneddoto o un consiglio Per per oggi? oggi? Oggi c'ho tutte e due, siete contenti? Sono Sì. quasi emozionata. Allora, ho avuto una mattinata piena di eventi, veramente. Praticamente mi sono alzato, sono andato a prendermi a bere un caffè fuori sul balcone e a un certo punto ho visto che dall'altra, insomma, nei balconi di fronte a me è già qualche giorno che ho notato che c'è un nido con un piccione, un cucciolo di piccione. Ok, che cosa Quando tenera? a un certo punto è arrivato un adulto di piccione che Sì? voleva mangiargli qualcosa La nel suo testa. nido, nel Ah, nido ok. di Voleva cucciolo rubargli di il cibo. piccione. Come? Voleva rubargli il cibo. Sì, una cosa che presto succederà anche tra noi esseri umani. Ma allora praticamente è successo che il cucciolo di piccione coraggiosamente lo beccava. E Storia questa interessante. scena è successa un po' tre volte, tipo. Alla terza volta l'adulto di piccione ha iniziato a menarlo secco al cucciolo. Oddio, è una Sì, storia sta molto diventando una triste. storia tristissima. Sì. Ma dentro di me a un certo punto sono stato preso da un istinto primordiale molto forte
Sì. e ho battuto fortemente le mani e sono riuscito a far scappare l'adulto di piccione cattivo. Beh, a scelta potevi anche lanciargli addosso il tuo gatto. No, è troppo lontano. Ok. Hai salvato il cucciolo. E questa è stata la prima emozione della giornata, che voglio dire, per essere con tutti in quarantena, mi sembra un'emozione abbastanza Beh, è una Insomma, storia c'è particolare. Sì. da annotare, Ok, annotiamo. buono, buono. Poi è successa un'altra cosa sempre nel palazzo. Sì? A un certo punto sentiamo suonare, non in casa nostra, insomma, nella casa a fianco, e qualcuno inizia ad aprire il portone insistentemente. E questa scena va avanti almeno 5 o 6 volte. A un certo punto si affaccia una al palazzo e dice: "Non si sente il citofono, entra dentro!" Sono andati avanti così. Era un povero corriere che continuava a suonare, l'altra continuava ad aprire, ma lui non entrava. Questo perché Certo. il citofono non conosceva. E quindi E il c'è citofono non stato funzionava. praticamente. No, no. E allora lei da dentro urlava, cercando di farlo entrare, invitandolo a entrare, ma lui non entrava e continuava a suonare. Una scena divertentissima che è andata avanti per 10 minuti ed E il è corriere poi se n'è finita con andato. urla. No, poi il corriere è entrato, si sono urlati, testa di cazzo, così, boh, finito tutto. Quindi un altro momento di adrenalinico, cioè a 1000 oggi. Succedono un sacco di cose da E io te. comunque me la sento di solidarizzare con il corriere, cioè nel Assolutamente. senso, si sa che siamo in quarantena, anche tu persona, si sa che il corriere ti molla la roba per terra, si allontana e tu scendi e te la vai a prendere. Cioè non è che il corriere può entrare a casa di tutti, tanto più in un momento così, non vedrebbe tra l'altro garantito il suo diritto alla salute. Ma c'era questo problema del citofono che non funzionava, cosa che potremmo Esatto, adottare anche diciamo. noi. Potremmo anche noi Aspettato il staccare corriere il perché lui ha citofono. continuato a suonare imperterrito, nonostante lei continuasse a aprirgli il portone. C'è stato un misunderstanding, insomma, non si sono Sì. capiti. No. Potremmo anche noi staccare il citofono, che Sì, dici? secondo me si può fare. Fai esplodere le Mentre fai orecchie. Maledetti. esplodere le orecchie, hai qualcos'altro da raccontarci prima che stacchiamo finalmente anche noi il Allora, citofono? no, ho il consiglio del giorno. Ok. Allora, gli altri giorni vi ho consigliato delle robe molto impegnative, molto intellettualoidi. Invece oggi voglio darvi un consiglio un po' più leggero, Beh, la diciamo, no? telenovela piemontese non è che fosse questo Dopo il Nobel. Ma è stato l'unico, l'unico Ok. altro. Allora, dici. Allora, oggi, allora, siccome siamo in questo momento di incertezza, diciamo, come in tutti i momenti di incertezze e soprattutto di insicurezze di fronte all'ignoto come questo, le risorse che l'uomo ha adoperato storicamente, anzi la risorsa che l'uomo ha adoperato storicamente è sempre stata solo una, e cioè, lo Cioè? sapete? No. No. Cioè la religione. Gli Ok. dèi, eccetera, Occhio, eccetera. sei su un campo minato, Campo attenzione. minato, e Attenzione a quindi? quello che dici. No, no, io sono immune a tutto questo. Vai. Perché, lo sapete? Allora, il consiglio di oggi è di seguire su Facebook, l'unica cosa che dovreste seguire su Facebook, a parte la pagina di Eris e questa qua che sto per dirvi, Sì. Ok, non dovreste seguire nient'altro. cioè dici? La pagina di Gesù. Attenzione. Attenzione. Ma Gesù. Gesù ha una sua pagina Facebook. Sì? Occhio che quando scriverete Gesù ne troverete tante, ma questa Bisogna è stare attenti. blasfemia, Bisogna blasfemia. stare attenti a Gesù sbagliare, mi sa. è una sola. Diciamo che l'indirizzo corretto è facebook.com/therealgesù. The The real Esatto. alla spunta blu. Ok. Sì, assolutamente. Ed è insomma, è lui che ci allieta e soprattutto ci rassicura sul nostro destino minuto dopo minuto. È veramente un modo di comunicazione stupendo e soprattutto io posso dire a tutti voi Sì. che ho anche ottenuto un grande riconoscimento. Come Mi è uno dei stato fan più con... attivi?
Mi è stato esatto, sono uno dei fan più attivi di Gesù. Ok, allora noi facciamo adesso questo sondaggio tra chi ci segue, ci andate a vedere questa pagina. giusto per curiosità, quanti follower ha? Aspetta che te lo dico subito. Comunque, io mi sento molto potente. Cioè, è un Vabbè. canale diretto, insomma, più. Allora, ha 114.082 follower. Diciamo che il momento Ma storico come? non era proprio a Ma favore di Gesù e della sua famiglia, ma secondo me da adesso potrebbe potrebbe crescere. riprendere. Sì. 114.000 follower. Magari adesso cresce, in questi periodi si sa che crescono i follower di questo tipo. Ma il ragazzino qua di fronte ne ha di più su Smettila, Instagram. non essere blasfemo. Allora, noi invitiamo tutti quelli che ci seguono andare a cercare questa pagina, guardarla e quindi poi, dopo Cioè, averla guardata, decidere se dobbiamo per sempre chiudere la rubrica delle citofonate con Ubrico oppure no. Insomma, ditecelo voi, dateci questo non credo consiglio proprio, perché non siamo credo molto proprio. indecisi. Anche perché ieri praticamente Gesù ha postato un libro di Germano Mosconi in paradiso, quindi è impossibile che qualcuno possa essere contrario a tutto questo. Comunque noi vediamo, attendiamo che chi ci segue anche in Va privato, bene. insomma, ci dia consigli su come comportarci nei tuoi confronti. Grazie Ubrick per questa citofonata non voluta. Incredibile, incredibile. Tra Ah, l'altro non dico ti scusa. ringraziano per la storia del piccione. Piccione. Salutiamo Marco Corona E anche e Cori, Cori. E che dice Arcangelo Ubrick. d'altra parte si chiama Gabriele. Infatti. Sono Allora, io. 14:30. Sono uno dei fan più attivi. Con la stellina, devi farti una Una stellina. spilletta e attaccartela addosso. Devi lanciare il merchandising. Allora, 14:32, vi salutiamo tutte e tutti. Oggi la giornata finisce qua. Vi ricordiamo che La la diretta. diretta, sì, Noi lapsus continuiamo. freudiano. Basta, aspetta, stai dicendo cose Vi importanti. ricordiamo che la libreria adottata oggi è la Marco Polo di Venezia. Andatevela a cercare, sostenetela. Vi ricordiamo che l'iniziativa Adotta una libreria prosegue anche nei prossimi giorni e stiamo appunto lavorando per prolungarla sino al 3 aprile. Contemporaneamente, se vi fanno schifo i librieri, non ci offendiamo, se volete supportare queste librerie, c'è anche una bellissima iniziativa uguale alla nostra lanciata da Canicola Edizioni di Bologna, anche loro specializzati in fumetto, tra l'altro loro con anche tantissime cose interessanti del mondo invece manga, quindi potete appunto spaziare su cose diverse. Loro hanno anche una bellissima collana di fumetti per i più piccoli, Yes. che secondo me sono splendidi anche per i più grandi, quindi non c'è problema. Dopodiché, l'altra cosa che vi vogliamo ricordare è che le spedizioni Sì. dei vostri ordini, noi li prepariamo e li evadiamo una volta a settimana. Le spedizioni sono comunque un po' lente perché ovviamente i corrieri stanno lavorando al minimo con tempi un pochino più, diciamo, rallentati nel rispetto appunto del loro diritto alla salute. Quindi abbiate pazienza e i libri non scadono. Detto Arrivederci. tutto? Detto Detto tutto. tutto. Detto tutto. Allora, ci sentiamo domani con un'altra diretta. Basta, basta. Sto impazzendo. Ringraziamo chi intanto ha chiamato una muta di gendarmi per portare via Grazie, Ubrick. grazie. Ci sentiamo domani. Domani 13:30 ci ricordiamo chi c'è. Sono confusa, Tanto voglio un caffè. lo scriviamo qua sulla Sono pagina molto Facebook, confusa. su Instagram e vi ricordiamo anche il canale Telegram al quale potete appunto iscrivervi. Vi salutiamo, andiamo a fare pausa. Ciao e grazie a tutti coloro che sono rimasti in ascolto e hanno commentato. Ciao! Ciao ragazze, ciao a tutte. Ciao, ciao, non suonare Ciao. più! Ciao! Ciao, ciao, ciao.